ne avrei bisogno per fare poi gnocchi a Castelmagno e deve avere di Pira, quindi anche non tanto stagionata, non so, 4-5 mesi. 4-5 mesi, ok, va bene. Allora, pesiamo. Grazie e voilà. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, grazie mille, ciao, ciao. Male in Vallegrana e oggi vi prepareremo una ricetta che sono dei ravioli di grano saraceno ripieni di Castelmagno e miele. Allora, gli ingredienti per questa ricetta, iniziamo a fare l'impasto, sono della farina di grano saraceno 180 g e 100 g di rimacinata, a cui aggiungiamo 230 g di farina bianca tipo 1 o 00, e poi andiamo ad aggiungere le uova, che sono 4 rossi e 6 intere. È consigliabile lasciarlo riposare in frigorifero almeno un'ora, quindi lo avvolgiamo con della pellicola trasparente e poi lo mettiamo a riposare. Il nostro impasto è riposato e quindi possiamo spacchettare e iniziare a tirare i fondi. Passiamo più volte fino ad ottenere il foglio della lunghezza desiderata. Abbiamo frullato il Castelmagno in un cutter, ho aggiunto un po' di panna per tenere la consistenza voluta e aggiunto la macinata di pepe. Con questo andiamo a riempire una tasca o un sacco a poche per poi andare a fare i ravioli. Per il condimento useremo del miele di montagna, del mille fiori di montagna e del burro.